Riccardo Francone, il sindaco di Bagnara di Romagna, siamo alla sesta edizione della Festa del Castello, ma quest'anno con una importante novità che ha coinvolto tutta la città. Sindaco, mi complimento, partiamo proprio da questa iniziativa. Sì, è la Contesa dei Rioni, la nostra iniziativa, diciamo così, novità di quest'anno, che però in realtà già fino a una ventina d'anni fa era una caratteristica del nostro paese. La Contesa dei Rioni vuol dire riscoprire il senso di appartenenza e a una particolare zona di Bagnara, visto che si tratta di cinque rioni, ma soprattutto al paese di Bagnara. Vuol dire mettersi in gioco dagli adulti fino ai bambini in tante diverse situazioni, anche talvolta molto divertenti, non semplicemente agonistiche. Vuol dire anche per settimane provare i giochi a casa dell'uno o dell'altro, essere organizzati, tutto per un momento insieme, un pomeriggio insieme, come ai vecchi tempi si potrebbe dire, in particolare nel contesto della Festa del Castello. Una rocca che è sempre visitabile, vogliamo ricordarlo, sindaco, che è sede permanente anche di uno splendido museo. Certo, è il Museo del Castello, dal 2008 che è stato inaugurato. Devo dire che la valorizzazione della rocca e del museo dal 2008 in avanti ha sempre conosciuto un cammino importante in ascesa continua. La partecipazione agli eventi, ma anche proprio le visite che abbiamo d'estate, d'inverno e nelle varie stagioni in rocca, sono sempre più numerose. Siamo alla ricerca sempre di nuove strategie, nuove modalità per poter rendere ancora più fruibile e per divulgare anche quella che è la conoscenza del nostro piccolo borgo, e direi che le cose stanno anche funzionando bene. La Festa del Castello nasce insieme a questa associazione, gli Sparvieri, prima erano gli Sparvieri Maledetti, poi adesso sono ufficialmente gli Sparvieri, e si allenano a Bagnara. Una parte è sostanziosa, non è bagnarese, ma li abbiamo adottati volentieri e quindi sono con noi soprattutto in questi momenti di rievocazione. La Festa del Castello è la principale sicuramente iniziativa in cui loro sono protagonisti, ma durante l'anno ci danno una mano per laboratori fatti in rocca o per momenti che vengono decisi di anno in anno per rendere così ancora più accattivante la visita al castello. Siamo un'associazione storica di Bagnara di Romagna, già da 10 anni collaboriamo con il comune alla Festa del Castello. Il comune ci garantisce l'uso della palestra per allenarci tutte le settimane, perché per fare le nostre esibizioni è necessario allenarsi duramente per non farsi male e per fare uno spettacolo molto bello per il pubblico. E i miei colleghi presenteranno ai visitatori come è fatto un accampamento militare del 1400, come viene arredata la tenda del capitano ad esempio, oppure alla rastrelliera dove ci sono le armi usate da tutti i soldati, i vari tipi di lame, come si usavano, come si vestivano con le varie armature e tutti gli equipaggiamenti. Ci basiamo su reperti museali, su trattati dell'epoca, sui combattimenti, le cronache, per cercare di rievocare il più vicino possibile a come erano le compagnie mercenarie dell'epoca. La
la parte in qualche modo culturale per quest'anno è stata dedicata ai lineamenti storici del Medioevo romagnolo, quindi cerchiamo di avere sempre un'attenzione specifica sul nostro paese e sulla Romagna in particolare, con un professore universitario che è il professor Mascanzoni. Poi abbiamo presentato come opportunità quella di un pranzo rinascimentale nel loggiato della Rocca, e lo spettacolo, invece la parte più spettacolare, si completa proprio questa sera con questo concerto dei Tratta Burata, che è spettacolo ma allo stesso tempo cultura, perché stiamo parlando di musiche folk ma anche proprio di musiche medievali. Sicuramente una rocca di dimensioni minori, ma in quanto a caratteristiche, peculiarità e a bellezza, sicuramente risulta essere fra le principali e le più belle. Per Caterina, certo, Caterina è sempre in viaggio nella nostra rocca, sono sicuro che la potreste quasi quasi incontrare anche oggi. Nel castello di Bagnara, infatti, si dice che vaghi inquieto lo spettro di Caterina, esponente della nobile famiglia degli Sforza, la cui storia è segnata da feroce combattività, tanto che prese il nome di Leonessa di Romagna, contessa di Imola e Forlì. Ancora oggi, dicevamo, lo spirito della sua padrona si dice che si aggiri per le stanze della Rocca. Gli incauti che si avventureranno all'interno di esse, che si avvicineranno ad una stretta e buia scaletta, a loro il suo fantasma apparirà mentre sale in cima, oscurando tutto improvvisamente in modo da impedire a chiunque di avvicinarsi alle sue dimore segrete. Si narra anche che durante le notti di luna piena la si vede affacciarsi alle finestre, che sul bel volto si è rivolto verso l'orizzonte per tentare di scrutare il futuro, e la sua lama sia sempre pronta alla difesa. È indubbio che l'alone di leggenda che circonda Caterina Sforza sia dovuto soprattutto all'epoca in cui visse, un momento di grande cambiamento in cui la stirpe degli Sforza rappresentava l'ultimo regno laico prima che il potere papale prendesse possesso del governo, per cui era lecito aspettarsi dal nuovo potere una campagna contro gli Sforza e in particolare contro Caterina, dipingendola come una donna cattiva, spietata e dai caratteri quasi demoniaci. Ma al di là della storia, radicate rimangono le leggende su di lei. Ora, a distanza di secoli, la sua immagine viene vista ancora vagare per l'oscurità del castello, con solo il barlume della luna ed il suo sguardo, fiero e possente.